È venerdì sera e questo gruppo di amiche sta facendo un aperitivo in un bar e sono tutte emozionate perché il giorno dopo andranno a ballare in una certa discoteca chiamata Angelo Azzurro, quindi sono emozionatissime. C'è la più giovane, Fabiana, che dice alle altre: "Dai ragazze, domani se famo una ballata di quelle proprio meravigliose, non vedo l'ora di scalmanarmi." E la più grande gli dice: "Fabià, devi stare attenta però, perché all'Angelo Azzurro gira Giuliano Cazzolesto, quello senza che te ne accorgi, te si avvicina e to' infila, è velocissimo, è in flash, proprio è conosciuto da tutti, è temuto da tutte." E Fabiana: "Sì, vabbè, ma qua non mi frega, mi capirai, io sono stretta stretta, ma poi ci sto attenta, no? Ci butto un occhio." E l'amica: "Guarda, non lo sottovaluta perché è terribile, quello te frega appena te distrai." Insomma, il giorno dopo stanno tutte in discoteca, Fabiana sta al centro della pista, tutta contenta, gli si avvicina un giovanotto che gli fa: "Ciao, come ti chiami?" E lei: "Io sono Fabiana, e tu?" "Io sono Giuliano." "Ah, ho sentito parlare di te. Senti, Fabiana, ti va di ballare un po' insieme?" "Vabbè, dai." Insomma, si mettono a ballare. Vicini vicini, a un certo punto Giuliano la prende per i fianchi, se l'avvicina un po', ballano un pochino. A un certo punto Giuliano gli dice: "Fabiana, senti, ma ti dispiacerebbe allargare un pochino le gambe?" E lei: "No, no, tanto non mi freghi, io so che te mo vuoi infilà." "No, no, Fabiana, veramente te volevo sfilà."